quanto mi piace la riflessione sulla pensione dentro lo spettacolo, che è impietosa. Vero di dire. Cioè, è una cosa veramente una cattiveria, non passa tutta questa cattiveria perché viene diluita dallo scherzo, no? Il fatto che tu quando stai per morire ti preoccupi che la pensione è bassa, questa miseria umana. Cioè, stai morendo, possono mancare anni, mesi, stai incazzato perché la pensione è bassa. Cioè, sbagli proprio l'obiettivo. Bisognerebbe togliere la pensione. La condanna è ingiusta. Infatti tanto papà si sta estinguendo da sola. Che vedrà il pubblico? È quello che non si aspetta, speriamo. Noi non siamo amici del pubblico, siamo antagonisti, ma non in senso positivo. Quindi vedrà quello che non deve aspettarsi, insomma, perché chi si aspetta quello che vede vuol dire che si abitua a quello che uno fa. E sicuramente qui non puoi aspettarti quello che vedrai, perché è una cosa diversa da quello che abbiamo fatto, come sempre. Vedrà, beato il pubblico, beato chi vede. Beato vedrà uomini dentro, chiusi dentro una scatola. Lavoriamo separatamente sempre nel teatro. Flavia realizza questi spazi, questi habitat, io contemporaneamente faccio delle cose insieme a Massimo Camilli, agli attori che hanno partecipato, Ivan Bellavista, che ci segue da ormai da 8 anni, che forse non vedranno mai la luce, insomma, aspetto il suo spazio e poi tutto viene ridisegnato a misura di uno spazio nuovo e di un ritmo diverso.